7 novembre 2009, sabato, ci troviamo a via Zumbini dal civico 53 a 51. Allora, caro sindaco, fu fatta una richiesta per iscritta per un divieto di sosta sul lato destro per motivi di parcheggio e delle abitazioni che ci sono a piano terra, per lo smog e per altre cose. Poi ti voglio far notare che in questo tratto una strada a doppio senso dovrebbe starci la linea di mezzeria che non esiste. Tu sai che io nelle petizioni che ti mando scrivo sempre la segnaletica verticale e orizzontale, ma spesso richiamo le mezzerie del codice della strada che qua non ci sono. Ricordo, siamo a via Zumbini, nei pressi del 53-51. Qua si è stato chiesto un divieto di sosta perché qua parcheggiano sempre le macchine. So anche che questo progetto è già di riqualificazione via Zumbini, è stato anche approvato il progetto di riqualificazione via Zumbini, però ti faccio vedere che purtroppo questi sono mesi che è stato sempre così. Progetto anche di petizione via Zumbini, eh. Tante petizioni fatte da me e anche da altre persone, come puoi notare. Allora, vedi la manutenzione stradale, ti faccio vedere questo buco che sta qua. Guarda. Qua. Questo non è oggi, sono mesi che sta così. Almeno un pezzo, guarda le strisce pedonali che non esistono proprio. Ripeto, siamo a via Zumbini, nei pressi del civico 51. Come puoi vedere, lo stato della strada. Sto riprendendo col video, no, no, sto riprendendo il video che deve andare su Facebook. Un attimo, riprendo la strada. Qui siamo a via Zumbini 49 e vedi. Le buche che ci sono per la strada. Scusami, sto riprendendo col video, capito? Allora, caro sindaco, puoi notare anche qua. E guarda. Qui ci troviamo a via Zumbini. Riprendiamo la strada. Ripeto, questi video servono a far capire ai cittadini che l'amministrazione, il consigliere portoghese, il sindaco Vincenzo Cuomo e i colleghi consiglieri siamo attenti a queste cose e le segnaliamo. Riprendo che siamo ancora via, questa è Piazza Cassano, stiamo andando verso Piazza Cassano. Guarda qua. Qui
Condizioni anche qua del marciapiede, dove sta la fontana. Questa struttura abbandonata fatiscente da anni, con le lamiere arrugginite, che è pericolosissima, segnalato anche 2-3 anni fa dal sottoscritto. La fontana, puoi notare, questa è piazza Cassano, come puoi notare, riprendono immondizie, ingombranti abbandonati. Ecco sindaco, puoi notare, è bello questo cittadino, guarda che ha scritto, cioè guardate tutti quanti. Che cosa ha scritto su questa tavola abbandonata? Notiamo l'immondizia, che da tempo sta qua. Riprendiamo la busta. Guarda qua, caro sindaco. Ripeto, 7 novembre, sabato 2009. Ci troviamo adesso a Piazza Cassano e questa è Via Cassano, la strada riqualificata dall'amministrazione, quindi ci sono anche cose belle che l'amministrazione fa e si vedono. Riprendo Piazza Cassano. Le condizioni. Anche l'abbandono, oppure lo spazzamento, lascia un po' a desiderare. Piazza Cassano. Rendere conto che con questo marciapiede qua non si può assolutamente camminare. Guarda qua, tutto rialzato, come puoi notare. Quindi via Zubini, Piazza Cassano e via Cassano, viale riqualificato. Riprendiamo anche le cacche, come tu puoi notare. Con questo ho finito.